Eleonora Daniele, ecco quanto guadagna in Rai. Eleonora Daniele è famosa per il suo ruolo di conduttrice in Storie Italiane, anche se ha svolto altri incarichi anche per la Rai. I telespettatori la seguono assiduamente di mattina quando racconta, appunto, vicende avvenute in Italia, fatti di cronaca e tanto altro. In pochi però sanno che il compenso per ogni puntata di Storie Italiane è veramente alto, e la conduttrice guadagna una cifra da capogiro per il suo lavoro. Infatti, per ogni singola puntata di Storie Italiane, secondo quanto è trapelato, Eleonora Daniele ottiene 1.200 euro. Il programma va in onda 5 volte alla settimana, per tutto il mese, di conseguenza facendo i conti la Daniele ottiene un totale di 24.000 euro al mese. Una cifra veramente alta, soprattutto considerando che Storie Italiane va in onda per tutta la stagione televisiva, inizia da autunno e finisce prima dell'estate successiva. Il totale quindi che annualmente la conduttrice riesce a guadagnare, dovrebbe aggirarsi intorno ai 193.000 euro annuali. Infatti Storie Italiane, normalmente, va in onda da settembre a maggio. Anche se si tratta solo di indiscrezioni, le cifre sembrano essere attendibili. Bisogna anche considerare che talvolta la Daniele è ospite in altri programmi, o conduce brevemente altre trasmissioni, quindi i guadagni potrebbero essere anche più alti di così. Ad ogni modo, sicuramente la conduzione di Storie Italiane necessita di una lunga preparazione precedente, perché la conduttrice deve conoscere gli argomenti trattati. Senza dubbio, quindi, c'è molto lavoro dietro. Eleonora Daniele, la carriera della conduttrice. Prima di arrivare a questo risultato, Eleonora Daniele ha condotto altri programmi televisivi ed ha alle spalle una lunga carriera. Nata a Padova il 26 agosto 1976, la sua carriera televisiva è iniziata nel 2001, quando ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello. Dopo questa esperienza, Eleonora Daniele ha lentamente iniziato a farsi strada come conduttrice, approdando sia su Rai 1, sia su Rai 2 sia anche sulla 7. Nel 2003 ha anche debuttato nel ruolo di attrice, in Un posto al sole, dove interpretava il personaggio di Serena Cirillo. Dal 2005 ha smesso di recitare, decidendo di dedicarsi esclusivamente alla sua carriera televisiva di conduttrice, che era il suo grande sogno. Quindi è arrivata sulla 7, per poi arrivare su Rai 2 ed iniziare il suo lungo percorso sulla Rai. Ad oggi è ancora una delle conduttrici più conosciute della rete, e i telespettatori la seguono sempre con interesse. Voi che cosa ne pensate? Sapevate che fossero questi i guadagni di Eleonora Daniele? E vi piace la conduttrice? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.